Le superiori possono essere molto diverse in base a quale scuola si sceglie, ovviamente al soggetto. C'è chi passa degli anni fantastici conoscendo nuovi amici e magari imparando davvero qualcosa, chi invece viene messo nel dimenticatoio, studenti che non riescono a imparare niente, e non perché siano stupidi, ma perché sono trattati diversamente, a volte a causa del loro aspetto o altri inutili fattori che portano pure a essere emarginati da un'intera classe. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo, un po' tragica e un po' motivazionale, spero vi piacerà. Se siete seduti o sdraiati o che ne so, una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! Come dicevo prima, le superiori possono essere diverse per ogni persona. Anche se si è nella stessa classe, non sempre tutti i compagni che avete intorno le passano al vostro stesso modo. I teenager sono impulsivi e tendono a fare anche cose sconsiderate. E ricordatevi che una sola persona può portare alla distruzione di tutte le altre senza nemmeno saperlo. Questi giovani adulti a volte non sono nemmeno consci delle conseguenze delle loro azioni. Azioni che possono ferire fin troppo. Questo è il caso di Desiree Turner. Studentessa la cui vita è stata rovinata da due facce molto familiari. Studia alla Green Canyon High School a North Logan City. È una che si impegna molto e voleva prepararsi al meglio per essere promossa e avere la vita sempre desiderata. Infatti, come prima cosa, vorrebbe andarsene in giro per il mondo, per conoscere e imparare più cose possibili. Insomma, uscire dalla comfort zone. Una cosa difficilissima per tanti che invece non amano i rischi. Vive in una città tranquilla, con una criminalità molto bassa e quindi i genitori sono contenti in realtà che stia con loro. I cittadini camminano tranquillamente anche la sera. Per questo Desiree non si aspettava quello che stava per succedere. Un giorno stava camminando da scuola a casa completamente da sola, come sempre, perché era una routine giornaliera che ormai faceva ad occhi chiusi e sapeva bene anche lei che non c'erano pericoli. Ma sfortunatamente quel giorno le cose erano diverse. Due strane figure la stavano seguendo, era ovvio perché giravano alle sue stesse vie e tenevano il suo passo. Avevano aspettato che fosse da sola. Li aveva riconosciuti velocemente. Si chiamavano Colter Peterson e Jason Decker, volevano derubarla. Avevano pianificato tutto come ragazzini senza testa, semplicemente seguirla e aspettare fosse sola per poi aggredirla. Le cose però si sono messe peggio del previsto. Desiree aveva resistito il più possibile non cedendo niente ai suoi aggressori, ma uno di loro aveva una pistola. Lei era finita in ospedale in questa battaglia, ma c'è pure di peggio. Ore dopo essersi svegliata non ricordava niente di niente. Il suo corpo sembrava insensibile. Avevano colpito un punto molto importante, cioè la testa. Ma era un miracolo fosse viva e per fortuna l'avevano trovata abbastanza in fretta. Il suo cervello era danneggiato, non riusciva a parlare in modo normale e nemmeno a camminare tra un po'. Prima era una studentessa capace, aveva letto quasi tutti i suoi libri di scuola, era pronta per le difficoltà degli esami futuri, ma non della vita. Ora doveva reimparare tutto da zero. Vi rendete conto? Per una stupidissima rapina, questa ragazza ha dimenticato gran parte delle cose per cui aveva faticato tanto. Aveva perso tutto. Per fortuna, però, non è una ragazza come le altre. La sua determinazione è fuori dal comune. Ha ricominciato anche se a malavoglia tutto quanto da capo, perfino il camminare. I due aggressori sono stati trovati il giorno dopo, grazie a varie telecamere e testimonianze, e dopo il processo sono stati condannati a 15 anni di carcere. La cosa più bella è quando li ha incontrati in tribunale. Quello che gli ha detto è stato: non dovevate prendervela con me, io sono più dura di un proiettile. Ovviamente era anche molto arrabbiata e si era messa a piangere pure per la tristezza. Un solo minuto è bastato a toglierle tutto quanto. Per molto tempo ha sofferto, mal di testa, dolori fisici e difficoltà a volte respiratorie per attacchi di panico. Oggi sta un po' meglio, ma combatte ancora contro tutto il suo stesso corpo. In tanti la supportano. La famiglia, gli amici, che in parte aveva anche dimenticato, e varie persone online che hanno saputo della sua storia. La scuola sfortunatamente era andata avanti senza di lei. Era arrivato addirittura il momento del ballo di fine anno. Voleva andarci e si era ricordata che le sarebbe piaciuto davvero tanto diventare la reginetta. Però nessuna ragazza su una sedia a rotelle ottiene quel titolo. Ma stavolta i suoi compagni e forse l'intera scuola la pensavano diversamente. Ha vinto il contest e uno dei suoi migliori amici ha ballato insieme a lei per tutta la serata. Non aveva mai pianto così tanto. La sua vita, nonostante il disastro, forse poteva di nuovo andare bene. Ma non vi ho detto cosa davvero le ha spezzato il cuore. I due ragazzi accusati erano suoi amici. Perché avevano deciso di prendersela con lei? Perché dei suoi amici volevano derubarla? Per uno scherzo? Non pensava fosse stata quest'ultima cosa. Nessuno porta una pistola per fare uno scherzo a un'amica, o almeno sperava non fosse per questa cosa.
Comunque sia, finalmente si era ripresa. Ci sono voluti un po' di anni, ma ora era più determinata che mai. Voleva superare la scuola e viaggiare fuori dal suo paesino dopo aver rischiato la vita. Aveva capito quindi che era meglio farlo il prima possibile. Non bisogna sprecare neanche un minuto. Con questo concludiamo questa storia di determinazione e tristezza. Spero vi sia piaciuta e vi dia motivazione. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.